Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video. Questo qui è un video haul. Mi sono data un po' la pazza gioia ultimamente e ho fatto degli acquisti da Essence, quindi le novità di Essence che sono appena uscite appunto per questa primavera-estate. E poi qualche acquistino che ho fatto da The Balm e qualcos'altro, insomma. Parto dall'acquisto extra, insomma, l'acquisto singolo, diciamo, di questo brand, e sto parlando di questo fondotinta che ne ho sentito parlare benissimo di questo fondotinta, il fondotinta infallibile 24 ore matte di L'Oréal. Io appunto ne ho sentito parlare molto 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 bene di questo fondotinta, tutte ne parlano strabene, dicono sia fantastico, meraviglioso, insomma, chi più ne ha più ne metta, durata fantastica, effetto matte, di tutto e di più. Io l'ho provato una sola volta, a dire la verità, e mi è piaciuto un sacco. Chiaramente devo provarlo ancora per capire, insomma, se mi piace o meno, però insomma, dalla prima applicazione, al primo impatto mi piace molto, cioè mi è piaciuto davvero tanto. Quindi punto tanto su questo prodotto, spero che non mi deluda perché sono rimasta soddisfatta. Io l'ho acquistato nella colorazione 24 Beige Drè. Inizialmente pensavo fosse troppo scuro, dove l'ho acquistato io c'erano solamente due colorazioni perché le altre erano terminate. C'era una molto molto chiara, penso la più chiara, ed era davvero troppo chiara per me, e poi c'era questa qui. Al che ho pensato, vabbè, magari al massimo lo miscelerò con un altro fondotinta un po' più chiaro per trovare appunto la mia colorazione perfetta. Però devo dire che quando l'ho applicato non l'ho trovato troppo troppo scuro, e mi è piaciuto. Vedremo col tempo se mi piacerà o meno. Andando avanti con gli altri acquisti, vi mostro gli acquisti di The Balm che ho fatto. Allora, ho acquistato il famosissimo illuminante, il Mary Luminizer, penso uno degli illuminanti insieme a quello di MAC, tra i più famosi appunto in circolazione, ed è appunto questo qui con questo packaging fantastico. Voi sapete quanto io adori The Balm, soprattutto i loro packaging bellissimi, super con le pin-up anni 50, meravigliosi. E appunto questo illuminante bellissimo. Molto 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 illuminante, devo dire. L'ho provato e devo dire che mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto perché sì, è vero, è molto illuminante, ma è comunque abbastanza sfumabile, non si ha appunto l'effetto troppo luce sparaflessata in faccia, quindi almeno per la prima applicazione che ho fatto mi è piaciuto abbastanza. E quindi anche su questo prodotto punto molto perché risento, cioè, è strafamoso, tutte ne parlano benissimo, è l'illuminante preferito di chiunque abbia questo illuminante. Altro prodotto di The Balm che ho acquistato è un altro blush, il Frat Boy. Questo qui anche lo bramavo da un po'. Io ho il Cabana Boy e l'altro il Down Boy. E devo dire che questo qui mi mancava e lo bramavo anche da un po'. Questo qui è un po' più aranciato rispetto agli altri che ho, e mi piace molto, un po' più corallo, un po' più primaverile. Gli altri che ho sono uno sul rosato, il Down Boy, mentre il Cabana Boy è un po' più intenso, un po' più scuro come colorazione. E devo dire che questo qui mi piace, l'ho provato, è molto molto pigmentato, però anche esso molto sfumabile. Poi questi prodotti io li adoro. Sui prodotti di The Balm devo dire che non ho nulla da dire, soprattutto sui blush, perché non è l'unico blush che ho, quindi so di cosa sto parlando, quindi sono sempre rimasta molto soddisfatta da questi prodotti. Poi il packaging è bellissimo, quasi a volte mi dispiace anche utilizzarli perché sono belli anche da tenere come da collezione, ecco. Finirli sicuramente sarà un'impresa, però devo dire che sono bellissimi. Altro blush di The Balm che ho acquistato è l'Hot Mama, anche questo qui molto 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 famoso. Anche questo è un corallo, però un corallo un po' più l'altro era. Il Frat Boy è un po' più intenso, un po' più acceso. Questo qui è leggermente più chiaro, è un po' più, diciamo, satinato, ha anche delle micro perlescenze dorate all'interno. Dicono sia di Orgasm di NARS. Io Orgasm non ce l'ho, quindi non so dirlo, però anche questo qui mi piace molto. Anche questo molto pigmentato, ma comunque sfumabile. E potrebbe sembrare simile al Frat Boy, ma secondo me non lo è. Ve li mostro entrambi. Non so se dalla telecamera si vede il Frat Boy, io lo trovo più aranciato, un po' più corallo. Questo qui è leggermente più chiaro, ecco, forse così si vede meglio. E sono diversi, ecco. Io inizialmente ero andata principalmente per il Frat Boy, poi ho visto l'Hot Mama e ho detto, vabbè, quasi quasi li acquisto entrambi, quindi
non mi sono affatto pentita di averli acquistati. Non costano poco questi prodotti, non ricordo esattamente quanto li ho pagati, ma comunque sulle 16 euro, non ricordo sinceramente quanto li ho pagati, quindi, però non sono prodotti che costano poco sicuramente. Passiamo invece al bottino Essence che ho fatto. Ho preso un po' di cosine, soprattutto novità, forse solamente due prodotti, non novità, ho acquistato per il resto, mi sono comunque proiettata verso i nuovi prodotti, perché per quanto riguarda le collezioni, la collezione precedente non mi ispirava a nulla, in più quello che volevo l'avevo acquistato, mi interessava prevalentemente la nuova collezione. Vi mostro però gli unici prodotti non novità che ho acquistato, e sto parlando del mascara, questo qui, il Lash Princess, che io avevo provato però nella versione uguale come packaging, però nella versione corallo, che infatti è effettivamente diverso, lo scovolino è diverso, questo qui è uno scovolino un po' più conico, mentre l'altro era tipo ad onda. Questo qui l'ho provato e devo dire che non è male, ecco, anzi fa delle ciglia molto molto intense, un volume estremo direi, però bisogna fare attenzione ad applicarlo perché tende leggermente a raggrumarle un po', almeno le volte che l'ho provato un paio di volte, mi ha dato questa impressione, però vedremo col tempo come si comporta e sono molto molto curiosa. Altro prodotto che ho acquistato è il correttore della linea nude, ecco, ed è il mio, il numero 10 Pure Beige, che è un colore chiaro, questo qui l'ho utilizzato più di una volta, lo utilizzo prevalentemente come contorno occhi, perché va ad illuminare molto la zona del contorno occhi. Devo dire che l'ho provato più di una volta, per una settimana circa, e mi è piaciuto molto perché non va assolutamente nelle pieghette, la mia paura era quella appunto che andasse nelle pieghette, invece non va, e lo utilizzo appunto prevalentemente come illuminante. Ci metto al di sotto il correttore, quello di Puro Bio che sto utilizzando, un po' più aranciato, per coprire le occhiaie che io ho, e poi di sopra ci passo questo qui, e devo dire che mi piace molto 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 bello. Passiamo alle novità. Ho acquistato due smalti, uno è questo smalto nude, che è della versione No Makeup Look, il colore numero 01 Poudre Rose, che è questo rosa molto molto chiaro, non l'ho provato. Tutto quello che sto per mostrarvi adesso invece non l'ho assolutamente provato, perché volevo appunto fare il video, aspettare, ho aspettato più che potevo per poterle appunto utilizzare. Appunto questo smalto mi incuriosiva molto, io quando inizia la bella stagione inizio ad utilizzare smalti un po' più chiari, di solito comunque vado sui nude e su questi colori comunque rosati molto molto delicati, e questo qui mi piace molto. C'erano tre colorazioni, una un po' più nude, un po' più carne, questa qui un'altra simile al carne, questa qui è quella che io tendenzialmente utilizzo di più, e insomma vedremo, io questa tipologia di smalti non li ho mai provati, quindi vedremo anche questa qui con questo smalto come si comporta. E poi degli smalti diciamo classici di Essence, ho acquistato questo qui che dovrebbe avere un effetto gel, e il colore non so come si chiama, numero 16, che è un borgogna molto molto scuro, è un vinaccia molto molto scuro, anche di questo sono molto curiosa di provarlo e vedere un po' com'è, se dura soprattutto. Io ne ho un altro di smalti di Essence, però non mi ha fatto mai impazzire, infatti poi non li ho più acquistati, però mi piaceva molto il colore, quindi l'ho acquistato. Poi essendo un effetto gel, quindi non classico, penso duri un po' di più, spero. Passando invece a un altro prodotto nuovo della nuova collezione di Essence, ho acquistato questo mascara, appunto della collezione nuova, quindi comunque nuovo, ed è il Forbidden Volume Mascara. Di questo qui ce n'erano due, c'era questo qui col packaging nero e nella versione rossa, quindi al contrario. Lo scovolino è molto simile a quello, all'altro che ho acquistato, voi direte hai comprato lo stesso mascara, però io tendenzialmente cerco comunque volume e un po' di lunghezza, però prevalentemente volume, ed ha questo scovolino conico, e vedremo anche questo qui. Per quanto riguarda i mascara di Essence in generale mi trovo sempre bene, non ho mai delle delusioni dai mascara di Essence, quindi vediamo. Di questo qui ne ho sentito parlare bene, quindi vedremo un po' se effettivamente è così.
Altro prodotto che ho acquistato, sempre di Essence, sono due blush. Uno, questo qui nella versione, diciamo, in polvere, ma comunque tipo roll, una no? cosa del genere. E ho acquistato questi qui sono la linea Essence Blush Ball ed è il numero 10 Peach Candy, che è questo colore rosa. L'ho sbocciato sulla mano ed è un rosa molto molto illuminante, moltissimo, e mi piace molto. Comunque non ha un effetto completamente matte, ma abbastanza, diciamo, illuminante, con delle perlescenze dorate. Devo dire che mi è piaciuto molto, quindi l'ho acquistato. C'erano due colorazioni, la rosa e la versione nel corallo. Io ho preferito la rosa. Altro blush che ho acquistato, sempre nuovo, sono questi blush qui a tipo mosaico, infatti si chiamano appunto Mosaic Blush. Io ho acquistato il numero 10 Miss Floral Coral, che è tendenzialmente un corallo. Anche questo qui non è un matte perché all'interno ha delle perlescenze dorate, sì, prevalentemente dorate, ed ha tutti questi. Questa specie di mosaico con colori comunque sul rosa, sul corallo, molto molto bello. Anche di questo qui c'erano tre varianti. Io ho preferito appunto questa qua perché è un colore che non avevo. Ho cercato di prendere prevalentemente prodotti, diciamo, un po' più originali, comunque cose che non avevo. Passiamo adesso invece alla parte più interessante, almeno per me, e sto parlando dei prodotti labbra. Le ho acquistato di questi rossetti, diciamo nude, un nuovo colore, il numero 08 Velvet Matte, che è un bellissimo, diciamo nude, un nude, non so se si vede, che mi sembra molto simile allo 04 di Essence, un malva marroncino molto molto carino, portabile secondo me di giorno, quindi io sempre di queste colorazioni qui, quindi sui nude malva, ne acquisto sempre perché comunque li utilizzo più spesso, sono i colori che io più tendo ad utilizzare. E questo qui devo dire che mi è piaciuto subito, quindi l'ho acquistato. Dovrebbe essere matte, io non l'ho ancora provato, quindi vedremo se effettivamente è un rossetto matte. Così sembra lucido, però vedremo un po' effettivamente se si opacizza. Però il colore a me piace davvero molto, quindi bello, mi piace. Altro prodotto, altri prodotti labbra che ho acquistato sono questi matitoni nuovi. Allora, sono due matte e due glossy, diciamo. Di matte ho acquistato il numero 02 Peony Star, che è anche questo qui, diciamo, un malva, un rosato, un rosa antico, molto 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 bello. E questo qui appunto nella versione matte, non so se riuscite a vederlo, nella versione matte devo dire che mi piace tantissimo come colore, mi sembra molto simile, diciamo, visto così, forse un po' più rosato, però molto simile a Mermer, forse leggermente più rosato, però devo dire che mi piace molto, quindi secondo me lo terminerò in un battibaleno perché è proprio il colore che a me piace di più, diciamo, da indossare di giorno e comunque portabile in ogni occasione. Io adoro, appunto, come sapete, questi colori malva rosati, li amo, sono i miei rossetti. Sempre dei matte, ho acquistato il numero 05 Plump Perfect ed è un rosso, diciamo un rosso, non è un rosso acceso, un rosso con una punta di vinaccia all'interno, che è questo qui. Quindi, come vedete, questo rosso molto molto bello che a me piace un sacco. Poi, come altri due, ho acquistato questo qui che è un, diciamo, un fucsia, un rosa corallo, che si chiama appunto 04 Poshy Pink, che è un rosa acceso molto molto bello, un fucsia, ha però un altro effetto perché appunto è effetto glossy, non è matte come gli altri. Anche questo qui molto primaverile, molto molto bello. E poi ho acquistato il numero 03 Luminous Rosewood, che è molto simile diciamo all'altro, in realtà è più rosato, che è anche questo qui molto molto bello, però l'effetto, come vedete, rispetto ai matte è diverso, infatti è un po' più lucido, molto molto bello anche questo qui. Non ho trovato però gli altri sempre a matitoni nella versione matte, non c'erano nello stand dopo quando sono andata, però vabbè. Però insomma sono molto curiosa di provare questi prodotti, molto li testerò e ve ne parlerò sicuramente. E nulla, questo qui era tutto il mio bottino che ho fatto appunto nell'ultimo periodo. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!